Allora, ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio una lezione completa per principianti di trading online. Oggi vi faccio un corso accelerato di trading, ma prima di iniziare a vedere un po' nel dettaglio devo fare una introduzione. Allora, prima di iniziare a vedere nella pratica che cosa sono le trend line, cosa sono i supporti, eccetera, eccetera, quindi farvi vedere degli esempi pratici, essendo un corso accelerato per principianti, vi faccio un corso come se stessi parlando con chi è alle prime armi o di queste cose non ne capisce assolutamente niente. Ve lo faccio perché ieri sera ero in live, uno mi ha chiesto: Lambre, ci faresti un corso di nuovo parlando di trading, eccetera, eccetera. Ok, allora, una delle cose, facciamo un'introduzione abbastanza veloce sul mondo del trading online. Una delle cose, diciamo, sbagliate di questo mondo, di chi non ne capisce niente di questo mondo, è il fatto che pensano che il trading online sia come andare al casinò e giocare sul rosso o il nero, o è come andare alle macchinette, o che sia un gioco d'azzardo. Assolutamente no! Il trading online non è un gioco, non è un gioco d'azzardo. E non funziona con la fortuna. Nel trading online uno non è che guadagna o perde perché è fortunato o sfortunato. Devi conoscere bene la materia, conoscere i mercati, studiare di economia, farti comunque dei corsi, fare i tuoi errori e soprattutto iniziare andando dentro in maniera molto molto leggera, perché il trading online comunque non sono i derivati, ok? Non stiamo parlando di prodotti a leva che possono essere molto pericolosi, come possono essere le opzioni o i cover warrant, eccetera eccetera. Stiamo parlando comunque di rapporti comunque abbastanza, cioè abbastanza limitati. Quindi, se iniziate a fare trading, mettete comunque sempre una cifra che comunque siete anche disposti a perdere, ok? E la maggior parte del vostro capitale deve essere comunque investita in prodotti, diciamo, sicuri. Il trading online, la gente pensa che in realtà si possa fare trading, tradare, ok, semplicemente solo sugli indici azionari, sulle azioni, eccetera eccetera. In realtà il trading si può fare su tutto, su tutto, sulle materie prime si può tradare, sul gas, sul petrolio, sul nickel, si può addirittura tradare sull'indice di volatilità dei mercati. Oggi, giusto per cominciare, guardiamo un discorso di trading magari non tanto sulle singole azioni, perché poi quello che io vi spiego vale per praticamente per tutto. Allora, fare il trading online seriamente, ok, come l'ho fatto io anni e anni fa, negli anni d'oro del grande Real, cioè gli anni fine anni 90, gli anni della nascita della New Economy, era un vero e proprio lavoro, non è un gioco, ok? Se uno lo prende come gioco, ti dico, lascia perdere, ok? Perché ti praticamente ti prende di testa dalla mattina alla sera, di notte, eccetera eccetera. Questo è uno dei motivi per cui io ho totalmente deciso da anni di smettere con questa cosa, perché vorrebbe dire che il mio tempo libero dovrei essere, al posto di andare a camminare nel bosco, dovrei dedicarmi costantemente al trading, cioè stare lì giorno, notte, studiare grafici, tirare trend line, eccetera, eccetera. Però per uno che magari è giovane o uno che comunque ha tempo, ecco, sappiate che non è comunque questo un gioco, non è una barzelletta. C'è da dire una cosa, e ne avevo parlato anche, vi avevo portato questo mio amico Beppe, che è stato uno dei più grandi trader italiani, che anche lui oggi non fa più assolutamente niente.
diciamo che è un po' differente rispetto agli anni 90, perché gli anni 90 eravamo all'inizio, c'erano meno commissioni e i sistemi potevi un po' aggirarli con dei bachi che avevi fatti aprendo delle posizioni anche di brevissimo termine. Cerco di parlare abbastanza, diciamo, terra terra, visto che comunque mi rivolgo a persone che all'inizio. Se siete all'inizio, vi sconsiglio assolutamente di aprire delle posizioni, diciamo, che durano 10 minuti, mezz'ora, un'ora. Cioè dovreste iniziare comunque a fare un trading, non dico settimanale, ma magari giornaliero, cose magari di uno o due giorni, aprire delle posizioni e chiuderle. Così, altrimenti, cioè se siete all'inizio, queste cose qui non è che potete farle speculando, anche perché magari il costo dell'operazione vi costa di più di quello che comunque magari andate a portare a casa. E visto che era biluna buona, Zaccaria, là non c'è un cavolo da fare, l'altro giorno ho detto apri una posizione short sul Nasdaq che vendi alla trend line di supporto, però lui è lì, aveva tempo. Allora, facendo trading, una cosa che comunque dovete sapere, e mi sto rivolgendo a persone che non capiscono niente di questo mondo, che si può guadagnare sia se il titolo, l'indice, quello che state andando a tradare sale o se sta scendendo. Tanto è vero che quando io poi sento nei mercati, cioè quando sento la televisione, sono stati bruciati e sono tutte cazzate, non è stato bruciato niente, perché si può speculare, tradare al ribasso e c'è chi, avendo posizioni, diciamo, al ribasso che si chiamano short, guadagna perdendo. Cioè ci sono dei prodotti per cui tu puoi a leva o rapporto 1, rapporto 2, rapporto 3, rapporto 5, anche rapporto 10, che puoi guadagnare se quello che tu stai andando a tradare perde, ok? Ammettiamo che abbia l'indice a valore, che ne so, 30.000, fra una settimana è 29.000, tu hai guadagnato perché sta perdendo, cioè sta perdendo. Così potete andare al rialzo, ok? La cosa, secondo me, fondamentale per quando si fa il trading online, a livello comunque di principianti, a parte il fatto che io ho già fatto tutta una serie di 10 corsi, di 10 lezioni, andate a vedere, un benedetto corso trading online, vedete una lezione 1, 2, 3, dove sono andato a parlare specificamente di argomenti come può essere la stagionalità, i supporti, lo stop loss e tutte queste cose. È quello di comunque iniziare comunque a far, più che fare un corso, iniziare comunque a capire un po' di finanza, di borsa, di mercati, di azioni, di dividendi. Cioè ragazzi, dovete studiare, non dico di studiare anni e anni come ho fatto io a livello di economia, però di studiare. E sicuramente qualche libro che vi spiega qualcosa è comunque buono, o qualcuno che magari è un po' più esperto che vi accompagna in questo mondo, ovviamente però non speculando su di voi dicendo io ti insegno se tu mi dai 1.000 euro, compagnia varia. Cioè qualcuno che conoscete nel vostro ambito, amico e compagnia varia, che può essere un lambrenedetto, che magari siete ragazzi giovani, viene lì, vi spiega un qualcosina. Purtroppo in questo mondo c'è anche gente molto cattiva che magari vi dà consigli sbagliati per perdere. Però sicuramente, diciamo, andate molto molto piano all'inizio su queste cose, veramente, perché ragazzi, allora, è il momento giusto o il momento sbagliato per fare trading? È sempre il momento giusto per fare trading se uno vuole fare trading, o perché i mercati salgono, o perché scendono, o perché hanno rotto dei supporti, o perché hanno rotto delle trend line, o perché fai dello scalping. Cioè è sempre il momento, non c'è mai un momento positivo o negativo per iniziare. Uno può iniziare anche domani mattina. Allora, avevo parlato dell'importanza di mettere gli stop loss, cioè quando si inizia a operare
in trading, e ve lo farò adesso vedere con degli esempi specifici, bisogna, se si fa un'operazione sbagliata, chiuderla, perché altrimenti dopo sono dolori, anche magari con una perdita. C'è da stare un po' attenti, c'è da stare attenti perché molte volte ci sono delle false rotture e ci sono degli squeeze, cioè delle sparate fatte dal mercato proprio per far saltare gli stop loss di chi sta facendo trading. E quindi in realtà il mercato fa finta di andare basso, fa saltare gli stop loss e quindi vi fa perdere soldi per poi rientrare magari in un canale crescente e quindi l'operazione. Quindi sugli stop loss bisogna stare molto attenti, magari tenerli diciamo un po' più larghi rispetto alla base di un canale crescente, descendente, di una trend line, però l'utilizzo dovete stare molto molto attenti. Quello che io consiglio di fare a chi è all'inizio, adesso lo vediamo, è quello di operare diciamo con le trend line. Sulle trend line ho fatto un video specifico, quindi vi consiglio di andare a vedere lezioni Lambrenedetto in 10 lezioni, dove parlavo delle trend line. Forse ho fatto anche un paio di lezioni su quello. Adesso andiamo a vedere un po' di specifico, vi faccio vedere un po' di specifico un po' la situazione per quanto riguarda le trade, perché secondo me un principiante, uno che all'inizio, deve operare in questa maniera. Quello che io vi faccio vedere adesso è su una base mensile, però sappiate che quello che vi faccio vedere su una base mensile può essere anche su una base settimanale e su una base anche giornaliera. Quindi tutto quello che vi spiego può essere fatto anche giornaliera. Se voi seguite tutta una serie di titoli, di indici o di materie prime su cui volete andare a tradare, a fare trading, quello che vi faccio vedere adesso come lezione vale per tutti questi, ok? Anzi, vi farò vedere anche magari una situazione, magari più lunga, e una situazione anche di breve termine dove si poteva comunque tradare, e l'importanza diciamo dei punti d'ingresso, utilizzando le linee di supporto, i canali decrescenti, e come si tirano un po' diciamo anche le righe di trend line. Adesso vi faccio vedere. Questo è lo Standard & Poor's, l'indice americano US 500. Allora, adesso, qual è il punto, quali sono i punti giusti diciamo per entrare e fare trading? Io ve lo faccio vedere su una situazione diciamo settimanale, che può essere poi fatta anche su una situazione diciamo anche più di breve termine. Evito di parlarvi dei test a spalla ribassisti o dei test a spalla, perché già lì andiamo un po' più diciamo nello specifico. Però per esempio il discorso della trend line, i mercati crescono molto diciamo utilizzando dei canali di rialzo, dei canali dove questi canali, queste trend line fungono. Siamo in una fase crescente diciamo del mercato. Qual è il punto buono diciamo per entrare? Allora, o aprire una posizione long o una posizione short. Adesso duplico il canale e in questo caso qui siamo, ok, facciamo duplico il canale, e questo è un canale crescente. Questo l'ho spiegato bene in un'altra lezione come funzionano. Siamo in una fase rialzista del mercato, però noi possiamo speculare al ribasso e al rialzo. Come potete vedere siamo in questo canale crescente. Qual è il punto buono per entrare? Visto la formazione del canale, questo era un punto buono per poter entrare, quando è andato di nuovo a ritestare diciamo la base del canale. Quindi aprire una posizione short e magari andare a chiuderla qua, o qua, o qua. Lo stesso vale per, diciamo, questa. Non sia,
Qui in realtà, vedete così, ma in realtà è andato poi a toccarla brevemente e ha rimbalzato. Aprire qui, aprire qua una situazione, diciamo long, è una situazione positiva per andare. Non è andato a toccare il canale alto, però potrebbe spingersi fino qui, in aria, quest'area qui, e quest'area qui, per esempio, può essere un'altra area buona per aprire una posizione qui short per prendere un eventuale ribasso. Quindi operare, secondo me, per un principiante sulle basi dei canali, delle trend line, è la cosa migliore. Vedete qui come salito, poi è andato a scontrarsi, è diventata resistenza, resistenza, resistenza. Quindi aprire una posizione qui di breve, magari di breve, che possa durare. Qui potete, vedete, aprire anche una posizione magari in giornata e chiuderla qui. Avete fatto comunque poco, aprirla qui e chiuderla qui. Vedete come questa trend line funge da resistenza. C'è questa situazione, per esempio, che qui l'ha spaccato, ma come vi dicevo prima, appena l'ha spaccato è comunque rientrato nel canale. E quindi qui uno stop loss molto veloce vi avrebbe comunque fatto perdere soldi, perché è dopo rientrato. Se voi avevate aperto una posizione short, cioè nel ribasso, e qui mi mettevate uno stop loss, vi saltava e vi perdevate questo guadagno. Quindi lo stop loss, state molto attenti, cioè tenetelo molto aperti. Quando rompe un canale lo fa in maniera molto più decisa, e allora qui in questa situazione dovreste, secondo me, chiudere, oppure chiudere, perché generalmente quando spacca il canale e fa una impennata di salita lo fa sempre quasi in questa maniera, lo rompe e risale, lo rompe forte e lo va a ritoccare e risale. Quindi qui io avrei chiuso la posizione o un po' più alto, oppure con la return move sulla trend line. Però se voi operate, quando crea un canale del genere, se voi operate, diciamo, o qui in posizione, diciamo, di long, o in posizione short, se siete principianti, diciamo che la maggior parte delle volte vi va bene. Poi cosa succede? Che potrebbe darsi che qui me lo sfondi, finisce la fase rialzista, e allora bisogna capire come agisce il mercato. Vi faccio un altro esempio. Andiamo su questa situazione. Qui noi arrivavamo da, magari ve lo faccio con queste che si capisce meglio, dove aprire, vedete, per esempio qua, guardiamolo qui, questo, tutti, per chi fa trading, tutti questi punti qui, questo, sono tutti punti ottimi di entrata per shortare. Una volta che il canale è partito, ok, chi entrava qui sulla pre resistenza era buono, chi entrava qui era buono, chi entrava qui era buono, chi entrava qui era buono. E lo stesso vale per il canale, comunque, diciamo, questo canale qua sotto, ok? Anche se poi ci sono state delle situazioni che l'ha rotto, quindi occhio, e qui bisogna mettere uno stop loss. Però, per esempio, se noi andiamo molto, diciamo, più sul discorso anche più ampio, guardiamo una situazione molto più ampia temporale, come può essere questa. Come capire quando finisce una fase discendente e una fase ascendente? Ok, qui siamo andati in una fase discendente del mercato per circa un anno, ok? Qui se noi tiriamo, aspettate un attimo, se noi tiriamo la trend line, eccola qui, questa è perfetta per farvi capire, questa è proprio perfetta. Qui abbiamo avuto, il mercato si è mosso in questa situazione, si è mosso qua, ok, in questo canale di discesa. Questo qui ha spaccato, come vi avevo detto prima, vedete, ha spaccato bene. Quindi qui come l'ha spaccato, forte, qui ti doveva far già capire che il mercato aveva girato al rialzo. Cosa ha fatto? Ha fatto proprio una cosa da manuale.
questa situazione qui è diventata una resistenza, ha spaccato, è andato di nuovo a toccare il canale dopo che l'ha rotto, quindi il canale discendente, la trend line discendente è diventata supporto. Qua in questa situazione qui era ottimo poter aprire delle posizioni long. Questo è proprio da manuale. Spacca la trend line, ritesta la trend line dall'alto che diventa supporto e poi il mercato sale. Qua è un punto, qui se non l'ho fatto qui, ma qui era un punto buono per entrare long. Ok? E questa situazione le fanno sia giornaliere che settimanale, compagnia varia. Poi per capire come il mercato a un certo punto, vedete questo canale qui ricresce su questo canale, questo punto può essere buono, questo punto può essere buono, questo punto può essere buono per entrare. Questo qui è diventato di nuovo un canale a breve di salita e entrare, aspettate un attimo che vi sposto questo, ed entrare praticamente anche qui in questa situazione, qui è buono, qui è buono, qui è buono, qui cosa è successo? Lo ha rotto, qui ci voleva lo stop loss. Se voi qui eravate entrati, perché pensavate, giustamente come ho detto, qui è buono, qui è buono, se voi siete entrati qui pensando che faceva ancora una salita per andare, qui in realtà l'ha rotto per decisione, qui mi dovete mettere uno stop loss, ragazzi, qui mi dovete mettere uno stop loss, se no andate a perdere, perché avete visto che poi dopo che ha rotto qui è andato giù molto profondo, vuol dire che qui non lo recupera più. Tanto è vero che ha fatto l'esatto opposto di questo, rotto, scende, questo diventa supporto, la trend line, e risale. Qui fa esattamente l'opposto quando spacca in discesa. Rompe come ha rotto qui, va a toccare, diciamo qui, l'ha toccato qui, guardate, qui è andato a ritoccarlo, è andato a ritoccare la trend line che diventa resistenza, come qui diventa supporto, qui diventa resistenza. Qui ha rotto, è sceso, è risalito, ha rotto, è risalito a toccarla da sotto, è ridisceso. Questo qui è un altro punto buono da entrare in maniera short per prendere il ribasso. Si è riformato di nuovo un canale discendente, qui si è formato di nuovo un canale discendente, e capire dove entrare. Questo è un altro punto buono. Cosa ha fatto di nuovo? Come qui lo spacca, lo ha spaccato, è andato a ritestarlo un pochino qui dall'alto che diventa, e qui è ripartito. Questo, quando qui devi metterti uno stop loss, qui ritorna, qui riva a toccarlo, qui rientrare in questa fase long è buono, perché ormai ha fatto il solito giochino. Ok, male che vada, poteva ancora scendere un po', ma se lo ritestava qui andava su, quindi questa è un'altra fase di apertura. Se voi operate tramite i canali, secondo me è la cosa migliore. Questo, vedete, anche qui guardate questa situazione, qui avevamo tutta una serie di, questo era tutto supporto, e qui quando l'ha spaccato, ragazzi, è andato giù deciso, cioè qui, anche se è vero che ha fatto una falsa rottura e è rientrato, però quando è arrivato a un certo punto che qui ha rotto poi ancora per la seconda volta deciso, allora il mercato è andato giù. Questa può essere un'altra situazione buona per fare trading. Questa, stiamo parlando di vedete, queste situazioni sono sempre valide. Questa che vi faccio vedere è l'ennesima situazione valida. Canale ascendente, duplichiamo, eccolo qui più o meno così. Ok, qui si è formata una situazione rialzista. Entrare qui o di breve un giorno
poche ore, entri qui, vendi, entri, vendi, entri, vendi, oppure qui, 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 tutte queste situazioni, e queste situazioni qui per il long. Vedete come va a scontrarsi sempre con la resistenza? Avete visto? Io adesso ve l'ho fatto settimanale, però se voi anche fate una situazione abbastanza breve, come può essere questa, vedete come qui vada a esserci una situazione in cui tocca, scende, tocca, scende, tocca, scende. Questa è una roba di poche ore, pochi giorni. Quindi questo punto di ingresso è buono, questo punto di ingresso è buono, questo punto di ingresso è buono. Questi qua sono due punti buoni di ingresso. Questo e anche questo. Questo è un punto buono di ingresso. Vedete come sulla trend line è andata a toccare. Ha perso un pochino e rientrata. Punto ingresso è buono. Qui avete fatto un buon gap. Qui potete rientrare sulla trend line. Questo è un altro buon gap. La metà del canale discendente, la metà del canale, vedete, questo canale, questo, la mezzeria è un'altra posizione, diciamo, dove ci sono resistenze, gioca come resistenza e supporto anche questo. Vedete come questo sia diventato anche questo qui, supporto, 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 supporto. Cioè, anche questa situazione, però se agite, secondo me, la principiante a livello settimanale, è meglio. Dal mio punto di vista, per uno che inizia a fare, diciamo, trading all'inizio, la cosa buona è studiare le trend line. Secondo me le trend line sono fondamentali per chi inizia a fare un trading proprio da principiante. Poi ho fatto una decina di video dove vado invece specifico a spiegarvi altri argomenti. E guardateli, scrivete corso trading, ce ne sono una decina. Va bene, io vi mando un abbraccio, ragazzi, spero di essere stato utile con i consigli che ho fatto. L'una cosa che consiglio è sempre quella, ragazzi, il minimo se volete fare trading, e non è un gioco, ok? Non è un gioco, è una cosa che vi impegna, dovete stare lì ore, ore, ore a vedere grafici, tirare, vedere i supporti, eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi.